Il settore farmaceutico è un asset strategico per l'economia italiana. Il governo Draghi ha inserito tra i suoi obiettivi l'incremento degli investimenti nel settore, ma seguito da azioni politiche contraddittorie che, se confermate, porterebbero a una compressione dell'industria farmaceutica nazionale. La posizione è stata espressa dalle 13 imprese farmaceutiche a capitale italiano aderenti a Farmindustria, le FAB 13, nel corso di un convegno tenutosi a Roma. All'interno del settore farmaceutico italiano, che produce 34 miliardi annui di farmaci da esportare, le FAB 13 si distinguono per sedi e stabilimenti produttivi in Italia. 1,2 miliardi di investimenti annui, pagamento delle imposte nel paese, sebbene il 70% delle vendite siano estere. Le FAB 13 hanno progetti di investimento nei prossimi 36 mesi per quasi 3 miliardi di euro. Noi aziende italiane speriamo che emerga chiara la necessità per il nostro settore di poter contare su delle situazioni, dei provvedimenti chiari, prediscussi, concordati, in modo da assicurare anche in condizioni possibilmente di difficoltà dovute alla situazione politica esistenti, l'approvvigionamento di tutti i farmaci necessari al Paese. L'industria farmaceutica è un settore strategico per il nostro Paese, lo ha dimostrato anche in questi 2 anni di pandemia, perché l'industria farmaceutica è quella che ha garantito in questi 2 anni di criticità anche le cure ai nostri pazienti, ai nostri concittadini, quindi è un settore sul quale certamente dobbiamo investire e mi pare che la risposta importante sia anche la destinazione di fondi del PNRR alla ricerca, quindi massimo sostegno, massima condivisione, massima consapevolezza che siamo di fronte appunto a un settore strategico e fondamentale per il Paese. In questo settore l'Italia ha molto da dire e molto da dare. Il governo deve e vuole impegnarsi in questo comparto. I decreti prossimi e anche quelli appena arrivati lo dimostrano e lo dimostreranno. Siamo convinti che lavorare per questa eccellenza faccia solo il bene dell'Italia e non ci tireremo indietro.